Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura ci occupiamo del giallo della morte di Alessandro Di Nino, il 21enne che è deceduto nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Pescara sabato scorso dopo essere stato trovato in fin di vita all'interno di una camera d'albergo di un albergo di Pescara, l'Hotel Holiday. Questa mattina si è svolta l'autopsia. Noi adesso ci colleghiamo in diretta con Paolo Renzetti. Tra pochissimo dovremmo avere l'avvocato della famiglia Di Nino al nostro microfono. Intanto linea a te, Paolo. Sì, grazie Alfredo, un buon pomeriggio a te, i nostri telespettatori. Siamo all'esterno dell'obitorio dell'ospedale civile Santo Spirito di Pescara, dove è terminata da pochi minuti l'autopsia sul corpo del 21enne che, come ricordavi tu, è stato trovato è morto all'ospedale di Pescara dopo essere stato ricoverato in condizioni gravissime proprio nel nosocomio pescarese in seguito al ritrovamento che c'era stato all'interno dell'albergo del Lungomare Sud. Il giovane era stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato in condizioni gravissime all'ospedale di Pescara con vistose ferite alle gambe e poi il trasferimento nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Pescara, dove dopo qualche ora è deceduto. E dunque è stato aperto un fascicolo, è stata aperta un'inchiesta dalla Procura della Repubblica di Pescara con il PM Rosangela Di Stefano, che ovviamente sta seguendo il caso. C'è un fascicolo contro ignoti, al momento non ci sono però indagati, e dunque si cercherà di capire, dovranno essere le indagini a capirlo, quali potrebbero essere state le cause del decesso del 21enne. Ricordiamo, sabato scorso soccorso nell'albergo del Lungomare Sud di Pescara, trovato in condizioni gravissime, trasportato all'ospedale dove è espirato qualche ora dopo. Le indagini sono condotte dai carabinieri del reparto operativo del comando provinciale di Pescara. Questa mattina all'autopsia ha assistito il legale della famiglia Di Nino, l'avvocato Edgardo Jonata, che tra qualche minuto ci raggiungerà qui in diretta. Per il momento è tutto, linea a te Alfredo. Sì, allora torniamo fra poco in diretta da Pescara. Nel frattempo proseguiamo il nostro telegiornale parlando di scuola. Molto probabilmente andrà deserta la gara indetta dalla struttura commissariale governativa diretta da Domenico Arcuri per la fornitura delle sedie banco con le rotelle che dovrebbero consentire la ripresa delle attività didattiche il 14 settembre. Secondo Assodidattica, associazione che racchiude tutti i produttori di mobili per le scuole, quelle sedie non avrebbero i certificati necessari ed inoltre potrebbe esserci una soluzione più pratica e semplice per risolvere il problema del distanziamento per consentire il contenimento dell'emergenza Covid. Vediamo il servizio. Per il banco con le ruote vorrei chiarire che non si tratta di un banco innovativo, in realtà è una sedia con rotelle e tavoletta traslabile. La richiesta della struttura commissariale diretta da Arcuri di 1,5 milioni di sedie banco con le rotelle per far ripartire le scuole il prossimo 14 settembre non può essere soddisfatta dall'industria italiana. Lo dice a chiare lettere Giancarlo Spadaccini, imprenditore vastese e componente di Assodidattica, l'associazione che riunisce tutti i produttori di mobili per le scuole italiani. Spadaccini spiega che quelle sedie, già in commercio da 8 anni e utilizzate prevalentemente nei laboratori, non sono certificate come banchi, oltre ad essere praticamente impossibile la produzione di un numero così elevato di sedie in pochissimo tempo. Quella sedia non ha i certificati che l'autorizzano a diventare un banco, perché non è un banco e non possiamo chiamarlo banco. È un qualcosa che non è certificato per essere un banco. Si può portare nelle aule? La domanda è questa. Ha dei certificati, non tutti, per risultare una sedia da studente. Spadaccini spiega anche che la struttura commissariale di Arcuri è stata sorda alle richieste dei produttori, volendo proseguire sulla strada della gara così come è stata impostata. Ma, dice il rappresentante di Assodidattica, la soluzione è a portata di mano e potrebbe garantire, arrivando ad ottobre, una ripresa delle attività scolastiche in sicurezza. Le scuole
tramite le amministrazioni comunali o provinciali e i dirigenti scolastici avrebbero potuto tranquillamente far fronte a questa emergenza. Riferendosi al mercato italiano, come tutti gli anni scorsi, avremmo consegnato tra il 14 settembre e qualche settimana dopo quello che era necessario o poco più. E sono certo che l'avremo risolto e lo risolveremo comunque, anche se questa gara andrà deserta, con un po' di sacrifici. Non credo che succederà niente di più. Ci auguriamo che dopo il 30, se dovesse andare male questa gara, il commissario Arcuri ci contatti come associazione per trovare una strada condivisa alla necessità. Sono sicuro che unendo l'esperienza e la conoscenza della scuola dei dirigenti insieme alle attuali condizioni delle amministrazioni comunali e provinciali che hanno ricevuto dei soldi tramite i PON per la ripartenza, le scuole riapriranno senza grossi problemi. Come potrebbe essere, diciamo, un'aula tipo nella post-emergenza Covid? Io ho sistemato personalmente delle aule in alcune classi, proprio questa settimana, dove abbiamo creato delle classi da 15 posti con i banchi biposto, perché affiancando due banchi biposto si hanno le stesse caratteristiche di due monoposto senza il distanziamento, mantenendo i ragazzi a 1,20 m. Ci sono alcune aule che hanno lo spazio per poter mettere 15 o 16 o 18 banchi biposto. Perché dobbiamo riempirli di banchi monoposto e fargli gettare via quelli che hanno? E allora torniamo in diretta da Pescara, fuori l'obitorio dell'ospedale dove questa mattina è stata perfezionata l'autopsia sul corpo di Alessandro Di Nino, 21enne, lo ricordo, deceduto sabato dopo essere stato trovato in fin di vita all'interno di una stanza dell'albergo Holiday di Pescara. Allora, linea a te Paolo e buon pomeriggio all'avvocato Jonathan che ci ha raggiunto ai nostri microfoni. Sì, grazie Alfredo. Torniamo nuovamente in diretta dall'esterno dell'obitorio dell'ospedale Santo Spirito di Pescara. Ringrazio l'avvocato Edgardo Jonata del Foro di Chieti, avvocato che assiste la famiglia di Nino. Lei ha seguito l'autopsia, ha partecipato all'autopsia. Cosa ci può dire? Ovviamente l'anatomopatologo, il Dopolidoro, si è riservato i classici 60 giorni per ulteriore accertamento. L'elaborato peritale. E quindi dovremo attendere comunque tale termine per avere il risultato dell'esame che è stato effettuato questa mattina. Io ho fatto una ispezione del corpo e presenta delle evidenti lesioni, come si sapeva, agli arti inferiori abbastanza pronunciate. Però ripeto, bisogna attendere l'elaborato peritale del professor Polidoro che ci dirà un po', ci spiegherà in dettaglio come è morto e perché è morto. È ipotizzabile, avvocato, un decesso per dissanguamento oppure no, al momento? Secondo me no, è un'impressione mia, è una valutazione mia, secondo me non è morto per un dissanguamento. Se ne è parlato... Se intende per dissanguamento una lesione di un'arteria o quant'altro. Avvocato, se ne è parlato in queste ultime ore, sì. È uscita fuori la parola droga. Ovviamente dispiace in questi casi parlare in questi termini di un ragazzo che tra l'altro non c'è più, però è stato eseguito anche un esame tossicologico che dovrà chiarire. Ma i risultati dell'esame tossicologico non ancora ci pervengono. Quindi parlare di assunzione di sostanza stupefacente per il momento eviterei. Quindi ovviamente bisogna attendere ulteriori... Bisogna attendere l'elaborato peritale che verrà depositato dal professor Polidoro, nel quale noi nutriamo profonda stima e fiducia, così come per la Procura di Pescara che ha fatto e farà delle indagini molto approfondite sulla vicenda, e noi daremo come famiglia e io personalmente come avvocato il nostro contributo per quanto possibile per far luce su questa vicenda gravosa e
che purtroppo ha colpito la famiglia di Nino. Ricordiamo, avvocato, che è stato aperto un fascicolo dalla Procura della Repubblica di Pescara, dal PM Rosangela Di Stefano, sì, contro ignoti, esatto, e dunque si attendono le risultanze dall'autopsia. Non ci sono indagati, questo lo vogliamo ovviamente ribadire. No, non ci sono indagati, da quel che mi risulta non ci sono indagati. È aperto un fascicolo contro ignoti, quindi indagati non ci sono. Vogliamo un attimo, sì, parlare di questa vicenda, delle ore precedenti al decesso di Alessandro. Lo ricordava anche il collega Alfredo Primante da studio, questo allarme è scattato alle 6 di mattina nella stanza d'albergo a Pescara, la corsa in ospedale e poi purtroppo la morte. Eh sì, è quello che ha riferito lei, è quello che si legge sul giornale, bene o male. Le indagini sono in corso, c'è il segreto istruttorio, quindi neanche io so effettivamente ciò che è stato fatto, giustamente, perché considerato anche l'episodio accaduto, insomma c'è un ragazzo di 21 anni che ha perso la vita, bisogna capire perché ha perso la vita e si stanno facendo le indagini in tal senso, e sicuramente l'autopsia, che spesso viene considerato come un punto d'arrivo, potrebbe essere anche un punto di partenza in questo caso qui. Ma ripeto, noi confidiamo molto nella magistratura pescarese, farà piena luce sull'accaduto. Avvocato, Alessandro era in una stanza d'albergo. Sì. Scusami Paolo, volevo fare una domanda all'avvocato, restando sul tema che hai appena toccato tu, Paolo, perché chiaramente stiamo a quello che hanno scritto i giornali, che hanno scritto i colleghi e che abbiamo letto, credo, entrambi, sia io che lei, avvocato. La convince la ricostruzione secondo la quale questo amico romano che è stato ascoltato dai carabinieri avrebbe detto: sono uscito e poi non sono più riuscito a rientrare dentro la camera d'albergo e poi è scattato l'allarme? Guardi, io prendo atto delle dichiarazioni rese in sede di sommarie informazioni testimoniali da chi che sia. Dopodiché la Procura farà le proprie valutazioni, effettuerà ulteriori indagini. Per il momento io prendo per buono ciò che c'è. Poi vedremo. Paolo. Sì, allora prima di chiudere ringrazio già da ora l'avvocato Edgardo Jonata del Foro di Chieti per aver accettato il nostro invito ad intervenire in diretta nel corso del nostro telegiornale. Resta il grande dolore della famiglia di Nino. È un questa dolore morte incolmabile, chiunque può immaginare il dolore di una famiglia che ha perso un figlio di 21 anni. Tra l'altro, che dire, c'è poco da dire. Sì, tra l'altro mi diceva prima di collegarci in diretta che nel pomeriggio la salma di Alessandro, sì, verrà restituita alla famiglia per far svolgere le esequie, i funerali di Alessandro Di Nino. È tutto dunque dall'esterno dell'obitorio dell'ospedale Santo Spirito di Pescara. Grazie ancora all'avvocato Edgardo Jonata, grazie a Loris Bennato per l'assistenza tecnica. Da Pescara è tutto, in linea allo studio, a te Alfredo. Grazie a Paolo Renzetti, all'avvocato Jonata. Noi proseguiamo il nostro telegiornale con un'altra notizia di cronaca. Un ex dipendente delle Poste è finito nel mirino della Guardia di Finanza di Pescara, che ha eseguito il sequestro preventivo di 40.000 euro nei confronti dell'uomo. La misura cautelare è stata disposta dal GIP del Tribunale di Pescara su richiesta della Procura della Repubblica a conclusione delle attività di indagine volte ad accertare che il dipendente, che nel frattempo è stato licenziato, tra il 2016 e il 2017 si sia effettivamente appropriato indebitamente della somma di 40.000 euro sottraendola ad un libretto postale intestato ad un'anziana parente. La condotta era stata posta in essere, secondo le indagini, mediante prelievi direttamente dalla cassa o tramite sportello bancomat, utilizzando una carta postamat associata al libretto postale. Per l'appropriazione l'impiegato, che secondo l'accusa abusava della qualità di pubblico ufficiale, è stato deferito all'autorità giudiziaria per il reato di peculato. E noi adesso proseguiamo il nostro telegiornale e cambiamo argomento. Il capogruppo dell'UDC al Comune di Pescara, Massimiliano Piglioli, questa mattina nel corso di una conferenza stampa ha denunciato il fatto che dopo l'emergenza Covid-19 siano ancora ferme le visite per il riconoscimento di invalidità, accompagnamento e per
l'erogazione delle patenti speciali. Vediamo. Consigliere Pignori, lei questa mattina in conferenza stampa parla di questa situazione che lei denuncia, lo stop alle visite mediche per quanto riguarda l'invalidità, l'accompagnamento e anche le patenti speciali. Come mai questa denuncia? Ma questo lo dovrebbe chiedere alla ASL di Pescara, perché da tempo sono ricominciate le visite per avere l'accompagnamento per i malati di tumore, ci mancherebbe altro. Però sono rimasti indietro tutte quelle persone che hanno fatto richiesta, ad esempio, di invalidità, persone che sono paralizzate a letto, persone che hanno bisogno di sostentamenti economici, persone che hanno bisogno di pannolini, cumuli e cumuli di richieste abbandonate all'interno della ASL di Pescara. E io ritengo che, ovviamente, stamattina sono muto da solo, come vedete, perché sono stato contattato da centinaia di persone, ovviamente per il distanziamento sociale. Queste persone non le trattengo, quindi siamo pronti a, come dire, delle proteste eclatanti sia davanti alla ASL ma anche e soprattutto con esposti presso la Procura della Repubblica per interruzione di pubblico servizio. Non può essere così, il distanziamento sociale, le precauzioni anti-Covid si prendono sia per i malati di tumore ma anche per le persone, per i bambini anziani, per le persone, per i bambini, per gli anziani che ovviamente ne fanno richiesta e che non hanno ovviamente malattie tumorali, quindi pronti all'ennesima battaglia per il rispetto della civiltà umana. Da pochi giorni si è insediato il nuovo direttore generale della ASL di Pescara. Lei ha intenzione di avviare su questo argomento un'interlocuzione proprio con i vertici della direzione sanitaria? Ma assolutamente, prima di muovermi presso la Procura della Repubblica insieme ovviamente ai cittadini di Pescara danneggiati scriverò due lettere sostanzialmente in una. La prima indirizzata, come diceva lei, al nuovo manager della ASL di Pescara, e voglio ricordare che la ASL di Pescara comprende anche Penne e Popoli, quindi questo danno è all'ennesima potenza perché va a incidere su quasi tutta la provincia di Pescara, e poi al sindaco di Pescara. Voglio ricordare che il sindaco di Pescara è il presidente del distretto dei sindaci dell'ASL di Pescara, quindi devono prendere contezza di questo problema, non è più possibile andare avanti così. Mi aspetto, perché mi dicono che è responsabile il dottor Polidoro, che esso metta, si avvii immediatamente quello che era l'ordinaria amministrazione, con le dovute precauzioni sì, ma nel rispetto di tutti, perché questo si chiama interruzione di pubblico esercizio. Andiamo avanti, adesso ci spostiamo a Teramo. Nel prossimo consiglio comunale arriveranno alcune modifiche alla Tari e in più verrà votato il bilancio di previsione con novità per verde e cultura. In Consiglio Comunale il 4 agosto porteremo degli atti importanti. Il primo è quello relativo al regolamento Tari, dove, tenendo conto di quelle che erano state le indicazioni della delibera ARERA, oltre ad aver mantenuto la tariffa così come era stata già deliberata dal Consiglio Comunale del 2019, quindi non operando degli aumenti, siamo riusciti anche a dare una risposta a tutte quelle utenze non domestiche che sono state chiuse durante il periodo di Covid, stanziando 1 milione di euro per il gettito Tari. Questo è un dato importante perché questo importo, che servirà proprio a venire incontro al contribuente dell'utenza non domestica, verrà poi, riuscirà anche a essere spalmata su quel progetto importante e fondamentale che il Comune di Teramo sta portando avanti e che è quello delle ecoisole, compostaggi personali e di comunità. L'altro aspetto importante è il bilancio, puntando sulla manutenzione stradale, destinando 1.400.000 euro, perché verrà utilizzato prevalentemente per le periferie. Un'altra somma importante per la manutenzione del verde. Abbiamo ripristinato i contributi alla cultura, perché Teramo deve tornare ad essere città della cultura. Abbiamo mantenuto gli stessi importi per quanto riguarda i servizi a domanda individuale, così come abbiamo mantenuto tutti quelli che erano stati gli impegni precedentemente presi da questa amministrazione nell'ambito del sociale. È chiaro che è un bilancio di previsione, ma che dimostra veramente la capacità di tenuta, nonostante ci siano ancora delle difficoltà, nonostante si debbano ancora ridurre dei costi importanti, delle spese inutili, ma è un bilancio che ha coraggio e che interviene sul territorio con le manutenzioni, interviene per il rilancio e la rivitalizzazione della città sostenendo le iniziative, si prevede uno stanziamento dopo tanti anni per il turismo. È un bilancio che ha la capacità di dare risposte sull'emergenza, ma soprattutto
soprattutto di disegnare ciò che Teramo è e deve tornare ad essere, cioè una città capoluogo di provincia che ha delle potenzialità straordinarie, purtroppo inespresse, e anche sul sostegno agli eventi. Quando parliamo di rivitalizzazione, noi parliamo anche lì di investimento, investimento e promozione della nostra città, cosa che in tanti anni non è stata fatta e che con questo bilancio per la prima volta avvieremo, ovviamente anche sulla base dei dati contabili, che sebbene non siano di un bilancio, diciamo così, in grandissima salute, perché purtroppo l'eredità del passato con l'anticipazione di cassa è nota, però comincia a vedere la luce. Il Comitato per l'Imprenditoria Femminile della Camera di Commercio di Chieti e Pescara ha esposto programmi, progetti di iniziative da mettere in campo nella seconda metà del 2020 per stimolare appunto la nascita di imprese cosiddette rosa. Vediamo il servizio. Il Comitato per l'Imprenditoria Femminile della Camera di Commercio Chieti Pescara, insediatosi lo scorso 28 maggio, ha come obiettivo quello di supportare l'economia del territorio a seguito dell'impatto devastante subito a causa del coronavirus, con iniziative che mirano a coinvolgere attraverso il canale dell'imprenditoria femminile le imprese in tutte le loro fasi. L'imprenditoria femminile diventa quindi il mezzo e non il fine di un programma per un'economia che non fa distinzione di genere, se non nell'assorbire tutta quella creatività e determinazione di cui solo le donne sono capaci. L'Abruzzo si è confermata terza regione per iniziative femminili, per imprese femminili in Italia, e in particolare il territorio chietino, e questa è una cosa molto bella da dire, però anche che fa molto riflettere, perché significa che nella nostra regione l'attività dipendente comincia veramente a scarseggiare, quindi significa che le donne sono costrette ad attivarsi in imprenditoria privata. Ancora difficile oggi per le donne essere al vertice delle imprese, delle aziende? Beh, assolutamente sì, come abbiamo visto i dati ce lo dicono, nel periodo del Covid c'è stato un crollo delle attività dell'imprenditoria femminile. Questo perché? Perché chiaramente la donna si è occupata dei figli che erano a casa, che quindi non andavano a scuola, e quindi ha avuto l'onere e l'onore di avere più compiti, e questo fa sì che il tempo che resta è minore. Dobbiamo aiutare le donne che fanno impresa ad avere un'assistenza adeguata. Presidente, imprenditoria al femminile, la Camera di Commercio di Chieti Pescara crede molto sulle donne per sviluppare nuovi progetti, per guardare avanti? Penso proprio di sì, le donne sono l'anima della vita, il motore del progresso, per cui sono convinto che poi abbiamo qui una presidente che rappresenta l'imprenditoria femminile, che è un vulcano. Io sono convinto che farà molto bene. Siamo arrivati allo sport. Calcio di Serie B in primo piano, un gol di Maniero basta al Pescara per ritrovare la vittoria contro il già retrocesso Livorno. Non una bella prova per il Delfino, segnato dalle difficoltà del momento, ma ad aiutare i biancazzurri sono stati i risultati delle dirette rivali. Una vittoria a Verona vorrebbe dire salvezza. Vediamo il servizio. Vince il Pescara come da pronostico all'Adriatico contro il già retrocesso Livorno, e grazie ai risultati maturati a Cittadella e Perugia con le sconfitte di Venezia e Umbri torna a sperare nella salvezza diretta che arriverà in caso di successo in casa del Chievo venerdì prossimo al Bentegodi. Fiorillo e compagni in terra veneta si giocheranno un'intera stagione, forse più. Biancazzurri in campo all'Adriatico con il 4-3-2-1 rispetto a Trapani, tornano dal primo minuto Balzano, Drudi, Castanos e Palmiero, formazione toscana con molti baby. Parte adagio il Delfino in una prima parte di gara non brillantissima. Al quarto d'ora bella discesa per Bocic sulla sinistra e cross centro area per Maniero, che viene anticipato sul capovolgimento di fronte, missile di Trovato dalla distanza con il salvataggio in angolo del portiere biancazzurro. Al 19° conclusione a giro di sinistro per il Pescara di Clemenza e palla di un soffio a lato. Aumenta lentamente la pressione della squadra di casa che al 22° sfiora il vantaggio ancora con Clemenza, che a due passi da Neri questa volta mette incredibilmente il pallone sopra la traversa. Sale il baricentro del Pescara, che però ancora una volta non appare in grande serata. Al 36° si vede il portiere livornese Neri su conclusione rabbiosa di Memusciai, e poi di nuovo al 40° su tiro di Palmiero. Si arriva così fra qualche sbadiglio di troppo al termine del primo tempo con un brivido al 43° con i toscani vicini al vantaggio con Audì, che in area pescarese trova la deviazione di Bettella. Tutto qui il primo tempo con le due squadre che rientrano negli spogliatoi sul risultato di 0-0. In
riavvio di ripresa. Sottil manda in campo Pucciarelli al posto di Castanos con la squadra ora più offensiva e che inizia ad attaccare, trovando al settimo il vantaggio con Maniero che praticamente a porta vuota mette alle spalle di Neri dopo una buona azione orchestrata dalla coppia Pucciarelli-Clemenza. Tira un sospiro di sollievo Sottil con Menuchet e compagni che continuano a spingere alla ricerca del raddoppio. Al ventesimo si infortunia Balzano che viene sostituito da Del Grosso per il giocatore di Bitonto. Stagione finita. Poco dopo spazio a Bruno e Bosellato per Palmiero e Clemenza. I biancazzurri intanto continuano ad attaccare per chiudere il match, palesando però i consueti problemi in fase offensiva con il punteggio che non cambia, con l'infortunio poi da valutare di Pucciarelli ed il pensiero che va già alla gara di Verona con il Chievo, con i biancazzurri obbligati a vincere al Bentegodi per sperare ancora in una salvezza diretta. Beh sì, per noi era importante vincere, l'abbiamo fatto, i risultati oggi sono andati bene, sono molto dispiaciuto perché sono sempre convinto che la storia dice che anche Trapani bastava un punto, perché poi il calcio è questo, quando si fa le volate finali per qualunque obiettivo un punto fa la differenza. Però, ripeto, oggi è arrivata una vittoria, ci dà una boccata di autostima, di fiducia, i risultati questa volta ci hanno anche favorito, diciamo, per come era la situazione. Oggi almeno dipende da noi, perché comunque quando hai comunque il risultato che ti può permettere di uscire definitivamente da salvarti, questa è tanta roba, quindi sono contento per i ragazzi e adesso dobbiamo recuperare energie per preparare questa partita. Mi auguro che questi tre punti e questi risultati che all'ultimo, negli ultimi 5 minuti ci hanno riaperto la porta diretta della salvezza, ci dia un'iniezione di grande positività, di energia per andare a affrontare la partita col Chievo. Questo è quello che spero che arrivi ai ragazzi, ma sono sicuro che arriverà. Adesso scendiamo di categoria, andiamo in Lega Pro. L'assemblea di venerdì ha deliberato i nuovi regolamenti che incideranno sulla costruzione degli organici che dovranno tenere conto di una massiccia presenza di giovani. Vediamo il servizio di Jacopo Forcella. 271 e 22 sono i numeri, chissà se magici, ma certamente determinanti per la prossima Lega Pro. L'assemblea di venerdì scorso ha di fatto reintrodotto le liste che obbligano le compagini di terza serie ad un organico al massimo di 22 elementi, a cui possono essere aggiunti soltanto altri elementi molto giovani e del proprio settore giovanile. Il che vuol dire che a numero fisso di slot da riempire gli organici saranno certamente sfoltiti da nord a sud, con un sostanziale decremento del numero complessivo di giocatori che disputerà la prossima Serie C e un aumento evidente del numero di ragazzi che entreranno, volenti o nolenti, nel novero degli imprescindibili. E questo certamente non piace all'assocalciatori sul piede di guerra per il rischio, neppure troppo remoto, che buona parte dei tesserati non trovino più spazio all'interno delle rose. A questo andrebbe aggiunta anche la soglia dei 271 minuti che occorrono per accedere al minutaggio e alla relativa contribuzione, cioè 3 under in campo per 90 minuti più almeno un altro, lasciando da parte le varie storture che potrebbero portare ad utilizzi flash del quarto giovane. Quello che interessa è che la costruzione di qualsivoglia organico, a meno che non si voglia rinunciare al minutaggio, passa in maniera determinante da una foltissima lista di ragazzi che siano nati dal 1999 in poi. Ma se l'organico deve rimanere a 22 e ci vuole una grossa rappresentanza green, ecco che il segreto del successo passerà dall'individuazione di talenti in erba da inserire in pianta stabile nell'11 titolare. Il Teramo ha 5 elementi che rispondono alle attuali caratteristiche: Piacentini, Cappa, Viero e Santoro, tutti del 99 e che danno diritto alla quota minima, visto che quello è l'ultimo anno per restare nel range, e Birligea, che invece essendo 2000 contribuisce per una quota maggiore e soprattutto rientrerebbe nei parametri anche nella stagione 2021-2022. Ed è per questo che il Diavolo, così come le altre consorelle di Lega Pro, dovrà fare un ragionamento al contrario rispetto a quanto fatto finora. In passato si è costruito un organico partendo da un tasso tecnico e di esperienza elevato, per poi inserire i giovani che non fossero solo di contorno ma non dovessero per forza rappresentare l'asse portante della squadra. Stavolta invece sarà proprio la parte green il fulcro intorno al quale ruoterà l'impianto successivo. Ecco il motivo per il quale la ricerca, almeno nella prima fase del mercato, sarà in uscita
e quando lo sarà in entrata dovrà avere come priorità l'individuazione dei cosiddetti under con l'inserimento, se possibile, anche di elementi del vivaio. Per questa ragione il diavolo si sta muovendo per cercare in primis di ridurre numericamente l'attuale rosa, un po' perché non ha reso come ci si aspettava e un po' perché in controtendenza con quanto stabilito dall'assemblea. Lutto nel mondo del basket per la scomparsa all'età di 54 anni di Enrico Chicco Zorzi, originario di Varese ma residente da tempo a Silvi. Zorzi è stato sopraffatto dopo una lunga malattia. In Abruzzo è stato bandiera del Campli Basket, con cui ha scritto le pagine più belle della pallacanestro farnese. Dopo il basket, Zorzi era diventato apprezzato avvocato del Foro di Teramo. Lascia una moglie e due figlie. Termina qui questa edizione del TG6. Io vi ringrazio per averci seguito. Prossimo appuntamento alle ore 19. Da parte mia, l'augurio di una buona giornata.